Santi, Santità e Santini di Calabria, un percorso tra storia, arte e pietà popolari di Demetrio Guzzardi, che alla mostra però acclude un catalogo. Si tratta di un qualcosa di tutto particolare. Non soltanto parla della fede e della pietà popolare in Calabria, ma inizia con la Madonna della Lettera. Quando Paolo di Tarso, venendo a Reggio Calabria e avendo avuto sentore della conversione della gente al cristianesimo, vollero da Messina inviare una lettera alla Madonna e per dono di una ciocca di capelli. Ma Paolo di Tarso, venendo a Reggio Calabria per porre il nuovo messaggio, da quel momento la nostra regione diventa una Tebaide di fede e di pietà popolare. E la mostra ripercorre 2000 anni tra santi e santini, ma nello stesso tempo propone quelle che sono le migliori cose della religiosità nelle 12 diocesi di Calabria. Si pone e propone l'aspetto dei santi calabresi, ma anche dei papi. La mostra nasce innanzitutto per far vedere gli innumerevoli santini che mi sono trovato tra le mani, perché la mia mamma, mio suocero, tanti amici me li consegnavano. E poi tutti mi chiedevano di vederli. Io ho cercato soltanto un fil rouge per mettere insieme questi santini e la cosa più immediata mi è sembrata quella di raccontare la grande fede che c'è in Calabria, ma in modo particolare la fede che è nata dai nostri emigrati, perché quando sono partiti per l'emigrazione desideravano ognuno avere il santino nel proprio paese. Qua nasce davvero un fatto interessante antropologicamente, che è il santino locale. Ecco, questa mostra che ripercorre i 2000 anni di cristianità, ma ripercorre, ecco, questo sguardo su ogni singolo paese della Calabria, perché ogni paese ha da raccontare la sua fede, ha da raccontare la sua festa, ha da raccontare il suo modo di amare Gesù, la Madonna, i Santi e lo Spirito Santo. Ecco, la mostra vuole essere questo, vuole essere un percorso innanzitutto per guardare con occhi nuovi anche le proprie chiese, guardare i quadri, le statue che ci sono in ogni chiesa, ecco, valorizzarli, farli conoscere. Ecco, questo è il vero scopo della mostra. È una manifestazione che abbiamo voluto come amministrazione comunale perché Mammola ha una radice cattolica non indifferente. Basta, pensa che pochi paesi si possano pregiare del fatto che di avere nelle proprie chiese statue fatte da artisti locali. Quindi è un atto dovuto, anche interessantissimo da parte di questo studioso su questo campo, e penso che sia anche molto gradita da parte degli ospiti mammolesi che ci sono qua in vacanza, e quindi non per questo l'abbiamo scelta come amministrazione comunale. Poi naturalmente non può mancare San Nicodemo, con cui siamo legati in modo particolare, uno dei santi più importanti della Calabria. Ricordo che su questo santo ci sono decine e decine di iscritti per il contesto storico in cui ha vissuto.